Benvenuti in Doom Batman. Come promesso, nell'arco di ottobre voglio portarvi alcune total conversion di Doom 2. In questo caso, Batman. Oh wow. Ma bellissimo, fa anche l'esplosione a mo' di fumetto. Batman sembra un attimo confuso lì sotto, però. Mi hanno sparato e ho voglia di sconfiggere il crimine. Dove siete? Eccolo. Alla faccia, meno male che Batman non uccideva nessuno. Ma che belline le munizioni! La città per una volta è fatta veramente a mo' di città e non a cubi grigi come di solito fanno le città in Doom 2. Ah, dobbiamo scendere in metropolitana. Madonna! C'è qualcuno che posso denunciare per questa cosa qui? Le skin dei nemici sono stupende! Non riesco a farvele vedere da morti purtroppo. Questa è l'armatura? Sì. Oh, c'è proprio il treno, ma dai! Non so che mi sto stupendo di cose stranissime, ma ne ho viste moltissime di mod di Doom. E molte sono fatte in modo approssimativo. E questo signore di colore? Aiuto! Ma dai, avevo ucciso un poliziotto! Vabbè che è di colore, però mizziche! Sembrano tutti molto, ma molto... Ti serve una chiave blu per aprire questa porta, ok. No, dicevo, sembrano tutti molto, ma molto più grossi di me. Dipende che tipo di nemico hanno usato per fare... Aiuto! Provo ad andargli vicino a vedere le proporzioni. Sì, sono alto come il loro pene, quindi hanno usato qualche nemico grande, tipo i Cyber Demon, probabilmente. Se mi abbasso gli arrivo alle scarpe. Tiè. Ho fermato il treno? Mi sa di sì, mi sa che ho fermato il treno. Comunque mi sta piacendo veramente un casino. L'ho preso? Batman è il supereroe che può uccidere tutti i nemici, ma viene fermato da tre conetti. Ti cazzo di conetti, guarda. Il più grande nemico dei supereroi, proprio. Ho preso la modalità Berserk. Che cos'è questa cosa qui? Questo dovrebbe essere il gesto o per schivare i proiettili, tipo con l'avambraccio, tipo Wonder Woman, o come penso che siano, i pugni. Sembra che stia masturbando qualcuno, per l'amor di Dio. Non lo vedo, non lo vedo. Ok, non è che mo parte il treno e moriamo tutti, no? Ma con che mira? Ma dai, non riesco a colpirlo. Ma guarda com'è fatta bene la città. Ha questi colori un po' particolari, però è dettagliatissima. Ci riesco a scavalcare? Ma che... Ma che ST? Di qua si va? Sì! E non dovevo andarci, mi sa, dove sono finito? Ma hai sbagliato di qua, non è di qui che devo andare. Ho capito, ma non metterla questa parte di mappa se non posso andarci. Ma sono finito a casa dei malfattori. Giustamente, porte di legno, sedie di legno, computer di legno. Dai, sono alto come una sedia, sono alto. Quanta gente c'è qui? E questo? È un nemico che non conosco dell'universo di Batman, perché purtroppo di fumetti non ne leggo tantissimi. Ero molto più propenso ai manga che ai comics. No, ho ucciso MC Hammer. Dove siamo adesso? Ma io volevo vedere... La Batcaverna! No, l'hanno fatta per davvero. Era fatta così la Batmobile una volta, con una pinna gigante. C'è il costume di Robin. Ah, con anche la mascherina, guardala lì. Killer Croc è scappato da Gotham, cercalo e catturalo. C'è un libro, perdonatemi, non so cosa sia. C'è un costume di Batman bellissimo, tra l'altro. Allora, lui credo sia il pinguino. Questa è la moneta di due facce. E c'è un T-Rex. Killer Croc è lui? E lì c'è il Joker. Immagino di dover andare verso la macchina. E infatti. Ah, era proprio un livello. Oh, bellissimo. Obiettivo: segui la traccia di Killer Croc. E non ho letto. Oh, bravissimo che l'hai messa dietro sti conetti che non te la ruberà nessuno. Nelle fogne, ovviamente. Come ho fatto a non pensarci? Che spavento. Era tanto bello in città prima. Guarda, ha fatto le sbarre marotte per farmi capire che dovrei andare di qua. Bellissimo. Oh, seguo la mappa e faccio prima! Ma da dove è arrivato? Da sott'acqua! Sono zombie questi qui. Mi serve una chiave gialla per aprire una porta nelle fogne. Beh, ovvio, ovvio. Ma Dio santissimo! Hanno rifatto anche i suoni, sono stati bravissimi. Io voglio vedere le altre armi che ha Batman. Cioè, se sono fatte con questa cura qui. Oh no, lui no, lui no. Lui no! Ok. Ah, eccola qui la chiave. Quindi il Batarang sostituisce la pistola, c'è una leva. Cosa ho fatto? Beh, trovata la chiave K. Andiamo a riaprire la porta gialla. Aia! Porca troia. L'ho messo a livello di difficoltà medio. Bombe fumogene! Porca puttana! Ma che danno incredibile! Ma come una bomba fumogena mi ha ridotto così? Ma dai, c'ho 4 di vita, ma no! E infatti mi sono addormentato. Ma porca miseria, pensavo fosse un diversivo, non so, servisse a non farti vedere dai nemici. No, è una bomba atomica in mano. Provo a ritirargliela, solo che non mira in alto. Ma guarda che stronzo! Abbiamo trovato la chiave rossa dietro questa cancellata che non posso raggiungere, ma cazzo! Allora, quello o è un mirino o è una valvola da girare.
è una valvola da girare. Qua mi serve un medikit perché sono stronzo. Eccola qui, ce l'abbiamo fatta. E avevamo visto qualche porta rossa, sì, la vedo lì sulla mappa. Ed è proprio questa qui che spero sia l'uscita dalle fogne. Ma io leserei anche ste bombe qui, solo che... ho paurissima. Stiamo scendendo ancora, addirittura. Dove cazzo si è rintanato Killer Croc? E dai, ma non ci voglio credere. Ci riprovo perché comunque voglio usarle queste bombe. Magari scendo giù. Sciottano. Aia, da dove? Ma bastardi. Ma dai, con 7 di vita. Oh, l'armatura al 100%, bella. Obiettivo cattura Killer Croc. Ok, quindi l'ho seguito, adesso mi sa che lo uccideremo. Sono curioso di vedere come l'hanno fatto. Ma guarda i negozi. E possiamo anche visitarli se magari questi non rompono i coglioni. Bello, vende spazzatura. Stanno arrivando, so che saranno pieni di gente, vero? Ah no, però qui vedo un signorino. Che cosa è stato? Non ho fatto assolutamente nulla. Ho toccato un oggetto che probabilmente era una mina, non lo so. Ma era esposto. Cosa vuol dire? Espongono le mine queste qui? Eh sì, è veramente una mina. Ma che cazzo vuol dire espormela così? Ma poi io pensavo si prendesse. Ok, ho preso delle smoke bombs, ok. Non l'ho toccata. Non l'ho toccata, non è vero. Ma è enorme, pensavo fosse soltanto chiusa qui. Un'altra armatura e dei medikit, grazie a Dio. Dai, già sono un anno, non mi fai neanche entrare nelle porte socchiuse. Che spavento, che cazzo di spavento. Ma dai, tutta la vita che avevo recuperato non c'è più. Ma pure le aquile, che cazzo vogliono? Ah, perché sono un pipistrello? Spero non mi abbia attaccato perché sono un pipistrello. E allora, sai, le aquile contro i pipistrelli, ma... C'è per caso una guerra segreta di cui non sapevo niente? A nostra insaputa stormi di pipistrelli e di aquile si scontrano nella notte. E qua si entra, mi sa, nel covo! C'è sempre qualcuno dietro le porte. Nel covo di Killer Croc. È pieno di pezzi di armatura e munizioni, quindi la vedo nera dopo. Ah, posso scavalcare, posso andare nell'erba. Magari trovo qualche segreto, qualche super cura, una roba di immortalità. No, di nuovo non posso andare, vedo che la mappa lì finisce. Ma perché? Ma mettete delle barriere più alte, non fatemi saltare i muretti. 25% di vita, sempre meglio, dai. Oddio, che sia questa l'arena. Eccolo! Aia, che botta! È fatto da Dio, sembra Hulk con i pantaloni viola, però. Devo usare le bombe. Solo che se mi faccio anche solo sfiorare dall'esplosione di una bomba... Morto! Morto! Guardalo lì che beve il fango. Con l'8% di vita una faccia tumefatta come non mai. Oh, sti poveri poliziotti di Gotham, mi spiace. Ma quindi Killer Croc stava seduto a guardare la statica della televisione? Che vita di merda. È finito il livello di Killer Croc. Comunque questa cosa qua la adoro, che c'è un hub centrale da cui far partire la missione. E niente, grazie mille per aver visto questo video. Grazie mille e ci vediamo ad un prossimo video.